Ascoltare, ecco, l'invito di Gesù che ci invia ad andare verso gli altri, ma con uno stile fraterno, con uno stile davvero evangelico, possiamo dire, quello che ci porta ad avere accanto a noi sempre qualcuno con il quale confrontarci, qualcuno che possa essere la spalla, un incoraggiamento, un segno della vicinanza di Gesù. Chiediamo oggi davvero al Signore, nella festa di San Luca, di essere collaboratori di questa gioia che il Signore vuole annunziare al mondo, nonostante questa gioia possa essere, ecco, minacciata da tutte le difficoltà di cui anche Paolo oggi ci fa toccare con mano. Ecco, tutti mi hanno abbandonato, solo Luca è rimasto con me, però a un certo punto alla fine dice Paolo: ho sentito la vicinanza del Signore, il Signore non mi ha fatto mancare la sua vicinanza e ho potuto annunziare, ecco, il Vangelo così come mi è stato trasmesso. E oggi, in effetti, se siamo qui è proprio grazie anche a quella fatica di Paolo. Allora prendiamo oggi in mano questo coraggio, chiediamo al Signore di essere anche noi, ecco, lasciamoci inviare anche noi da Lui, chiediamo al Signore di essere anche noi inviati in questa messe che è abbondante e che non aspetta altro che di essere raccolta. E poi una preghiera particolare voglio chiedere a voi oggi, ecco, di pregare il Signore, il padrone della messe, perché ci mandi davvero operai in questa messe. Sante vocazioni, ecco, giovani, ragazzi, ragazze che possano sentire nel loro cuore lo slancio, la gioia, la passione, ma anche trovare il coraggio di dire sì, sì Signore, ecco, manda me.